Ragazzi, oggi me la voglio prendere con l'allenatore perché ieri è stato un commento accanto eppure stamattina, ok? Perché avevamo detto che questa Juve era andata bene in campo. Però abbiamo giocato bene nei primi 45 minuti perché era solo un commento breve quello che ho fatto ieri, ok? Perché questo si meritano prima di tutto, ok? E prima di commentare certe partite. Noi dovremmo cambiare atteggiamento perché così non cresce la squadra. Va bene? Come ho ripetuto tante di quelle volte che noi abbiamo una rosa scarsa, ok? Una rosa scarsa, almeno di qualità, perché quello è il problema della squadra. Non sono gli alibi dell'arbitro perché se abbiamo pareggiato a me va bene, ok? Perché se abbiamo giocato bene nel primo tempo perché avevamo fatto una poca cosa, ok? Però nel secondo tempo abbiamo reagito. Perché ci manca i tre tiri e un tiro in porta in tutta la partita, ok? E ci facciamo buttare un pareggio scandaloso, ok? Scandaloso. Io non voglio vedere questa Juve nelle macerie perché è stato una vergogna, ok? Quindi questo è. La prestazione dei ragazzi sono indegni come l'hanno fatta, soprattutto da Szczęsny che ha fatto ottime parate, pure Bremer lo stesso che gioca contro Allegri, Danilo pure gioca contro Allegri, ok? Alessandro gioca contro Allegri. Locatelli può giocare contro Allegri. Ok? Miretti non ne voglio parlare. Perché è stato bene in campo, secondo me. Ok? E poi c'è un Rabiot che ha le qualità giuste nel campo, però questo centrocampo è scarso, ok? Siamo scarsi in centrocampo, come ho detto, ok? Siamo scarsi, perché non lo vedete questo? Ok? C'è un Chiesa fuori ruolo, lo usiamo un amico che si fa espellere. Perché è un ingenuo, perché non abbiamo preso, ok? Quindi questo è. Noi questi siamo, noi siamo questi e non cambieremo, ok? Quindi questo è il futuro di oggi, perché il futuro dell'allenatore lo scopriamo, ok? Tutto quello che volete. Perché se si gira contro l'allenatore, perché è responsabilità di Allegri, ok? Noi questi siamo responsabili di tutto, di questo scempio che è avvenuto ieri, ok? Quindi questa prima affermazione della partita è stata vergognosa, ok? Però abbiamo giocato bene
E non subiamo mai una rete. Però dobbiamo concretizzare ste palle native. Non le concretizziamo. Per favore, ragazzi. Ok? Per favore. Stiamo avvicinando così alla Pasqua. Perché io devo essere buono con voi. Ok? E non mi lamento sulle scelte indiane. Per quello che ha fatto ieri, ma sono i cambi che ha fatto la differenza. Non prendiamo le coppe all'allenatore perché non c'entra niente l'allenatore in tutto questo, ok? Se chi mi sbaglia le occasioni perché prende il palo, ecco che significa, ok? Quindi questo è. Quindi questi 9 undicesimi, ok? Milik, perché pure Arkadiusz Milik si è fatto male alla coscia destra, al bicipite femorale, ok? Perché ha una lesione muscolare. Quindi questo è. Perché ci mancano i Pogba, i fagioli. In difficile recuperato, ok? Per il recuperato, per una sfida contro la Lazio in Coppa Italia e in campionato lo stesso, ok? E ci manca pure, anzi, questi qua ci mancano, ok? Quindi questi quattro qua ci mancano come pane, secondo me, perché è così, ok? Perché io voglio vedere una Juventus che sa attaccare, deve attaccare la profondità perché non concretizziamo, ok? Non concretizziamo. Quindi questo è prima cosa. E seconda cosa. Io mi rimango tutti agli anti-alecchiani, quello che si spacciano per arrivare al tifo della Juventus per uno contro Allegri. Sì, è vero, lo posso dire pure io che va cacciato Allegri. Ci sta bene, perché lui si dovrebbe vergognare, ok? Per come ci tratta. Io non mi dimentico di tutto quello che avete sputato addosso contro l'allenatore, perché si gira contro l'allenatore e non va bene questo, non va bene, ok? Quindi questo è. Il primo responsabile è lui, nel pareggio, ok? Io mi sento tradito dai ragazzi. Mi sento tradito pure dalla società, ok? Questi siamo. Ma perché tutto questo che mi fate arrabbiare così? Ma perché? Perché? Quindi questo è. Non cambiamo discorso. Ok? Perché la società si deve svegliare prima di tutto. E non ha detto pure né un bianco né rosso questa cosa, ok? Quindi ha ragione secondo me, perché bisogna andare una svolta a questa squadra, una svolta, ok? Quindi non pretendiamo le scuse, ok? Perché noi vogliamo vincere queste partite. Del cavolo, ok? Quindi questo è. Quindi basta girarci attorno, basta. Ma dobbiamo finire con queste lamentele, ok? Basta lamentarmi su tutto, ok? Basta lamentarmi contro l'allenatore, perché non ce la facciamo più di questa cosa, ok?
paio di galecchi, sì. Io pure non dico che va cacciato, ma non rimane nella squadra, ok? Questo è. Basta. E non voglio commentare più, ok? Quindi scrivetemi sotto qui cosa ne pensate di questo, perché attivo i commenti, perché sono, perché mi fanno dei bei contenuti e io rispondo alle mie bianco nero, perché ha ragione secondo me, ok? Perché io non penso come lui, ok? Quindi non. Quindi questa io è qua non sa vincere. E questa è la prima domanda, ok? Secondo voi la Juve non è. Perché? Se la Juve non deve vincere per i prossimi 3 anni, Allegri se ne può anche andare, è vero. Però dovete fare una cosa, ok? Con il futuro allenatore, scrivete pure questo nei commenti, perché sono due domande, ok? La Juve non sa vincere e il futuro di Allegri è in bilico, ok? Quindi cosa ne pensate? A voi i commenti in descrizione, grazie, se possibile, ok? Iscrivetevi soprattutto al canale se non avete ancora fatto e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, ok? E lasciate anche un like e basta, ok? E abbonatevi per tanti vantaggi. Quindi mi raccomando, e fino alla fine. Oh, sempre, ok? Perché no, ci dobbiamo riunire tutti, ma proprio tutti ci dobbiamo riunire, ragazzi, perché la spinta va al sabato della vigilia di Pasqua. Punto. Ok? Quindi questo è. E buona festa a papà, a tutti. E una buona Pasqua. E fateo con la Santa Pasqua che arriverà tra 15 giorni. Ok? Anzi no, almeno oggi. Giorni, scusate, quindi mi raccomando, sia 15 giorni, quindi mi raccomando, e voglio i commenti buoni e non offensivi. Al prossimo video, ok? Mi raccomando, e al prossimo contenuto. Ciao.